in questa importante kermesse dove ricordiamo un avvenimento tragico per la terra di Sicilia, e che quello che riguarda l'attentato in via D'Amelio dove persero la vita 5 ragazzi di scorta, nonché il magistrato Paolo Borsellino, è una manifestazione importante perché giovani presentano dei testi musicali che però cercano di dare forza e valore a quella che è la legalità. La legalità è un elemento molto importante, noi dobbiamo lavorare molto per questo e proprio in virtù del ricordo della legalità, della giustizia, della legge, abbiamo con noi il nuovo procuratore di Marsala, il dottore Vincenzo Pantaleo. Procuratore, cosa vuole aggiungere a questo mio breve commento? Beh, lei ha già detto tanto, posso aggiungere che queste sono occasioni non soltanto per confermare ciascuno di noi e quindi tutti noi con fermezza, con determinazione, l'impegno a fare ciò che ciascuno di noi deve fare, ma anche, lo dirò fra poco, per fare un bilancio di ciò che è stato fatto attualizzando le promesse e i buoni propositi che ogni anno ci proponiamo di attualizzare. Che dire, queste sono delle manifestazioni molto importanti, ricordiamo Paolo Borsellino, ricordiamo gli uomini della sua scorta e tutti quelli che si sono immolati, che hanno sacrificato la propria vita per una dedizione al servizio straordinario, per essersi ispirati a degli ideali e dei principi cui tutti noi dovremmo uniformare la nostra vita. Il migliore modo per rendere onore a queste vittime della mafia, il migliore modo per evitare che ci siano ancora dei martiri e degli eroi è quello veramente di adeguarci a quegli ideali, a rispettare, al rispetto di quei principi, a fare ciascuno di noi il nostro dovere. Senta, oltre a fare il dovere è importante anche avere il coraggio e la forza di denunciare il malaffare, perché è molto importante che a voi arrivi una denuncia, perché attraverso questo si può smuovere qualcosa in più. Sì. Ecco, la gente tante volte ha paura, il cittadino teme ritorsioni, come si deve fare se uno non ce l'ha proprio nel DNA questo coraggio? Beh, è conseguenziale alla cultura della legalità che dobbiamo cercare appunto di diffondere fra i giovani, ma soprattutto dobbiamo dare noi l'esempio ai giovani, non devono essere i giovani a costituire la nostra speranza, siamo noi la speranza dei giovani in realtà per attualizzare quelle condizioni affinché loro possano fare quello che noi non siamo riusciti a fare. Dobbiamo appunto diffondere per essere credibili, diceva il mio grande magistrato, che ricordo sempre, che è Rosario Livatino, e che dice non ci diranno quanto saremo stati credenti, ma quanto saremo stati credibili. Per essere credibili bisogna essere noi per primi che diamo l'esempio. Non c'è dubbio, quindi dobbiamo dare noi questa dimostrazione, questo esempio di civiltà, questo esempio di cultura della legalità, e poi naturalmente adeguarsi a determinati comportamenti sarà conseguenziale. Marsala ricorda Paolo Borsellino, la scorta, ma tutte le persone, uomini e donne, magistrati, poliziotti e persone civili che hanno combattuto la mafia, che hanno combattuto Cosa Nostra e che hanno immolato la propria esistenza alla giustizia e alla legalità. Sì, assolutamente sì, noi ci ricordiamo Paolo Borsellino il 18 e 19 perché è stato qua per tanti anni, è stato procuratore in questa città. Io penso che il modo migliore per onorare Paolo Borsellino, Giovanna Falcone, tutti quelli che sono stati uccisi dalla mafia e quelli di ricordarle quotidianamente nel nostro lavoro, nell'impegno di tutti, però non semplicemente della classe politica o degli amministratori, di quello di lavorare ovunque siamo nel miglior dei modi possibile e nella legalità, perché questo io ricordo allora giovane, molti anni fa, quando Paolo Borsellino a Marsala andava in giro nelle scuole a discutere per dire non semplicemente che la mafia interessa tutti, non semplicemente quelli che si ammazzano fra loro, come in quel periodo si diceva, tanto è un problema loro, no, è un problema di tutti, ma quello, quindi, siccome è un problema di tutti, dobbiamo tutti cercare di prevenire gli atteggiamenti illegali che molto spesso ci sono nella società, che a volte dicono vabbè tanto non è così, e allora questo è l'impegno massimo di tutti noi, fare in modo che ci possiamo ricordare quotidianamente di queste persone che hanno dato la vita per noi, soprattutto per i giovani, e quindi io penso che il modo migliore per onorarle è quello, l'impegno massimo per
per lavorare nella legalità, e chi fa politica in questo momento, come tanti noi, che è un impegno civile e nient'altro, dire tanti no, perché è qualcosa che è successo in questi anni nel Meridione, ma forse in tutta Italia, quando la politica spesso diceva sì a tutti, e questa è una cosa sbagliata, che poi diventa difficile dire no quando ti arriva il potente di turno. Bisogna abituarsi a dire no quanto le cose non si possono fare. Credo che questo sia il modo migliore per ricordare Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, i poliziotti, anche il nostro ultimo maresciallo che è stato ucciso perché andava in giro, dove poi abbiamo scoperto quanta droga c'è in giro, e dietro la droga sappiamo tutti che ci sono interessi enormi, e verosimilmente c'è la mafia. Odri Vitale, che fa parte dell'agenzia Comunico, che ha appunto organizzato e realizzato insieme ad altri questa manifestazione importante, come abbiamo detto, in ricordo delle vittime della mafia. Allora sì, è una manifestazione in ricordo delle vittime della mafia, però è anche un festival di musica e legalità, infatti si chiama Musicrazia, realizzato dai giovani, che dà un importantissimo messaggio attraverso uno strumento che è proprio dei giovani, qual è la musica. In realtà, quindi, Musicrazia rientra nell'ambito del progetto Giovani Crazia, che è un progetto sostenuto dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, realizzato da un'ATS composta dal Consorzio Solidaria, dalle associazioni Amuni Mediazione, dai comuni di Marsala Petrosino, dall'ASP e dall'Agenzia Comunico. Quindi noi abbiamo lavorato per valorizzare, cioè siamo dei valorizzatori di talenti, perché questi ragazzi sono dei veri talenti, è tutto da vedere questo festival. Emanuele Accarti è uno dei ragazzi giovanissimi protagonisti di questa serata, dove presenta un suo pezzo che suonerà con la chitarra elettrica? Semiacustica. Semiacustica. Bene, allora sentiamo qualche cosina prima che ci dice qualcosa lui. Sognare utopia, sognare una bugia in un luogo che ti schiavizzerà. Sognare è essenziale se forse non hai, perché la fede no, nessuno la fermerà. Sognare il cibo di chi pane non ha. Sognare la speranza di ottenere libertà. Ecco, sognare, perché attraverso il sogno si può realizzare anche la realtà. Perché se tu non sogni una realtà migliore, non la costruisci. Qual è l'impegno? Come? L'impegno che vuoi metterci per questa legalità. Cercare di stabilire e permettere un futuro migliore non solo a me, perché comunque sono giovane, ma anche a quelli che verranno dopo di me. La dottoressa Alessandra Gamassa, che tutti conosciamo per il suo impegno, finalmente a Marsala come presidente del Tribunale, per dare un contributo maggiore, perché comunque Marsala ha dimostrato sempre di essere una bella realtà dal punto di vista del Tribunale e della Procura. Infatti anche Borsellino ha lavorato qua a Marsala. E oggi ricordiamo Borsellino, la scorta, ma tutte le persone che si sono immolate per la giustizia, per la verità, per la legge, per la legalità. E come? Li ricordiamo insieme ai giovani e soprattutto seguendo l'insegnamento di Paolo Borsellino, che a me, che a tutti i sostituti dell'epoca, ha insegnato che per combattere qualunque fenomeno bisogna conoscerlo, e che dare quindi un grande valore alla conoscenza e alla cultura, e che questo, diciamo, ricordo sia collegato alla musica e quindi alla conoscenza, all'arte. E l'arte, come si dice, uccide la mafia, no? Ecco, mi pare che sia il modo migliore. Arriva dappertutto la musica. Arriva dappertutto la musica, in particolare il linguaggio universale, che ci serve per comunicare, per far capire a tutti. L'assessore Clara Ruggeri, assessore alla cultura e ai servizi sociali, per in questo momento rappresentare tutta l'amministrazione insieme anche al sindaco, a tanti altri, e per parlare di legalità, una cosa che gli sta sempre a cuore da sempre, non ci lasciamo dalla vita, io lo so. Sì, sicuramente di parlare di legalità, e soprattutto per ricordare Paolo Borsellino, che è stato qui tanti anni, e Marsala ogni anno dedica questa giornata a lui, alla sua famiglia, alla sua scorta, a tutti coloro che hanno subito questo terribile trauma. Questa sera è una serata particolare perché saranno i giovani i protagonisti di questa legalità, dei giovani che hanno fatto un percorso, un seminario sulla legalità con i fondi del Ministero dell'Interno, sono stati finanziati dal Ministero e hanno
seguito un percorso e hanno deciso di dedicare questa serata a Paolo Borsellino con dei pezzi scritti da loro, dei pezzi musicali scritti da loro inediti, quindi veramente un evento importante. Quando abbiamo proposto all'ANM di organizzare questa serata così sono stati contentissimi, perché finalmente trasmettiamo questo messaggio importante della memoria, del ricordo a dei giovani, saranno i giovani protagonisti, che so che sono emozionatissimi ma felici perché oggi sono i veri protagonisti di questo evento. Enzo Sturiano è il presidente del Consiglio Comunale di Marsala, quindi qui ci sono proprio tutti, le istituzioni sono tutte presenti per ricordare Paolo Borsellino, la sua scorta, tutte le vittime della mafia e per rimarcare con forza il bisogno, la necessità di continuare a lottare contro Cosa Nostra, contro tutte le mafie e per la legalità, che spesso ce la dimentichiamo. Assolutamente sì, condivido pienamente quanto detto, rappresenta Paolo Borsellino uno degli esempi della massima legalità, dell'impegno quotidiano, del rischio della stessa vita a cui ci ha abituato anche con determinate dichiarazioni. Ricordo delle frasi di Paolo Borsellino dove successivamente pure alla morte di Giovanni Falcone ha detto, dice, io convivo quotidianamente con la morte ma sono convinto e contento di fare quello che faccio perché è giusto che venga fatto, non possiamo arrestare, sono delle frasi famosissime, chi abbassa la testa muore ogni giorno, chi invece si impegna per quello in cui crede, per i valori in cui crede e per cui lui ha anche giurato. Non possiamo dimenticare che ha fortemente creduto in quello in cui faceva e per la città di Marsala è stato sempre un punto di riferimento, non solo perché è stato procuratore nella nostra città ma perché ha lasciato un ottimissimo ricordo, dico ancora tuttora, ci fa piacere rivedere presidente del nostro tribunale, la dottoressa Camassa, che era particolarmente legata e che ha fatto parte dal primo momento dello staff di Paolo Borsellino, quindi una continuità nella continuità e questa è una garanzia al 100 per 1000 per il nostro territorio e per i nostri giovani. Allora, qui abbiamo una parte della giuria tutta musicale, che sono tutti musicisti, loro, poi ci sono anche quelli che non sono musicisti, che sono quelli che scrivono i testi, per esempio. E allora, questa sera va valutato soprattutto il testo, più che la presenza scenica, più che la musica? Sì, diciamo che allora in prevalenza bisogna dare più, diciamo, risalto al testo, però è chiaro, essendo delle canzoni, allora inciderà anche la presenza scenica, il canto, il bel canto e tutto, perché se magari ha un testo bellissimo ed è una capra... Capisci? Sì, auguriamo che non lo sia. Gino De Vida, Gino De Vida, chitarrista. Ok, dico, se non ho, mi sembra meritocratico. Ok, adesso Gregorio Caimi. Sì, ma più che il progetto artistico cercheremo, penso, di dare un giudizio alla prestazione vera e propria. Naturalmente il progetto è una bella iniziativa e va, appunto, i ragazzi vanno valorizzati tutti assolutamente. E adesso Giuseppe Ingrassia. Assolutamente concordo con Gregorio, i ragazzi debbono essere valorizzati, muovono i primi passi in un mondo difficile, il mondo della musica e dello spettacolo, e il giudizio di stasera ci tengo a precisare che non sarà assolutamente pesante né limitante nei confronti di questi ragazzi che hanno bisogno assolutamente di essere incoraggiati, soprattutto in un periodo nel quale per gli artisti qui nel circondario non va tanto bene, sappiamo, ecco. Ok, allora noi per ora concludiamo qua, poi riprendiamo qualche immagine della manifestazione, facciamo un in bocca al lupo a tutti chiaramente i partecipanti e vinca, come si usa dire per tradizione, vinca il migliore e soprattutto vinca la legalità. Sognare è utopia, sognare è una bugia, sognare è l'imposto che ti schiavizzerà. Sognare è essenziale se forse non...